Ciao e benvenuti o bentornati sul canale. In questo video vi parlerò di Dobbiamo parlare di Kevin, scritto da Lionel Shiver. Non vi preoccupate, non ci saranno spoiler, ma principalmente sarà una recensione che partirà da ciò che succede in questo libro per provare a parlare un po' di fatti di cronaca, d'attualità, ossia tutto ciò che sta succedendo in America per quanto riguarda le stragi scolastiche. Non so se avete già sentito parlare di questo libro, se ne è parlato parecchio qualche anno fa e quando è uscito anche in Italia. Io l'ho conosciuto grazie a Leda, del canale Le Pagine di Leda, che ne ha parlato un po' di tempo fa, appunto, e da quel momento mi è sempre rimasto in testa. È un libro purtroppo di difficile reperibilità, io non l'ho trovato in nessuno store, né su Amazon né su IBS. La storia è scritta in forma epistolare dal parte di una donna, Eva, che manda queste lettere all'ex marito, Frank, in cui cerca di dare una spiegazione, in cui cerca di ripercorrere, anzi, tutta la sua vita da quando ha deciso di avere un figlio, sino al 2 anni dopo che il figlio ha compiuto una strage all'interno di una scuola. È molto interessante la storia anche per il punto di vista che viene dato, ossia appunto quello della madre, perché permette di ampliare ulteriormente le questioni che entrano in gioco, quindi non soltanto il fatto che questo ragazzo abbia compiuto questa strage a 3 giorni dal suo 16° compleanno, tra l'altro, ma questa prospettiva mette anche in luce ciò che succede a chi sta intorno a questo ragazzo, in particolare alla madre, ai genitori che lo hanno cresciuto, perché si sa che quando un giovane compie un atto così efferato, compie in generale un comportamento deviante, la colpa non viene mai data solo al giovane, ma non si può fare a meno di domandarsi come sia cresciuto, quali siano stati i suoi modelli educativi, quale sia l'ambiente nel quale è stato educato e anche quale sia la società che ha circondato il giovane sino al momento della strage. Eva vuole riuscire a capire quali sono stati i suoi errori, se lei ha effettivamente una colpa, se il padre ha, se Frank ha una colpa nei confronti di ciò che è successo, nei confronti di ciò che ha fatto Kevin, oppure se è semplicemente Kevin il fulcro di tutto il problema, senza bisogno di andare a cercare altrove cause e colpe. Per cercare di focalizzarsi su questo argomento, l'autrice ha fatto due scelte che a me sono piaciute molto, proprio perché ha permesso di non soffermarsi troppo in quegli elementi che possono essere visti come una semplice scusa, ma ha cercato in tutti i modi di rendere sempre più complesso l'evento in modo tale che non possa essere trovata una semplice soluzione. Il primo fattore è quello di aver scelto di inserire Kevin all'interno di un contesto familiare e sociale benestante, né estremamente ricco né estremamente povero. È semplicemente un ragazzo che cresce in una famiglia in cui entrambi i genitori lavorano, quindi non ha problematiche economiche di sorta, in cui inizialmente si cerca una babysitter per badare a lui, ma poi tutte queste babysitter scappano e quindi sarà la madre ad occuparsene. Nonostante sia la madre quella che ha il lavoro migliore, tra l'altro, l'autrice punta molto su questo fattore di maternità difficile, anche in quanto la paternità viene presa solo sotto il punto di vista divertente, diciamo così. E infatti la madre è sempre quella che sgrida, quella che cerca di andare oltre, il padre invece è sempre quello che scusa, quello che gioca, quello che cerca di divertirsi insieme al figlio. La madre sarà anche l'unica che si accorgerà di queste problematiche, mentre per il padre tutte queste problematiche non esistono, ma sono create dagli altri perché vogliono mettere in crisi il figlio che è un genio. E anche tanto che si arriverà ad un fortissimo contrasto tra i genitori che porta alla fine alla scelta del divorzio, perché sono due stili di genitoriali, sono due modi di interpretare i comportamenti del figlio completamente diversi. A questa scelta di inserire Kevin in un contesto normale, senza grosse problematiche sotto nessun punto di vista, l'autrice ha scelto anche di non mettere in mano a Kevin un'arma da fuoco, per evitare che
si facciano delle pistole, della facilità con cui in America si può reperire un'arma, il capro espiatorio di tutta la vicenda. Tant'è vero che Kevin ucciderà i suoi compagni e i due adulti con un arco e delle frecce. Un punto che ha reso la lettura ancora più difficile è il fatto che Eva, mentre parla della crescita del figlio, cita tantissimi altri casi di cronaca reali in cui dei giovani, dei minorenni, hanno compiuto delle stragi scolastiche. Questo impedisce di creare quella barriera che in genere viene fatta quando si leggono dei romanzi con tematiche difficili, che permettono di distanziarti rispetto alla storia, quella barriera che ti fa pensare sì, ma tanto il romanzo, sì, ma tanto il romanzo. Perché appunto attorno a questo fatto, intorno a questa strage fittizia, vengono citate, vengono approfonditi tantissimi casi invece reali, con stralci di discorso dei killer che hanno compiuto quelle stragi in precedenza o magari dopo Kevin, però sono tutte frasi che vengono messe per cercare di dare di aggiungere tasselli a questo puzzle estremamente complesso di una devianza giovanile portata all'estremo. Anche perché ciò che mi è sembrato volesse fare l'autrice è stato cercare di far capire anche tutto ciò che ci sta attorno alla devianza giovanile in sé. Per questo la storia viene narrata da un punto di vista molto vicino al carnefice, ma allo stesso tempo vittima essa stessa, perché comunque la madre, nonostante il figlio abbia calcolato tutto da mesi prima, abbia organizzato tutto nei minimi particolari, è anche colei al quale viene data parte della colpa. Secondo me, però, cercare di dare la colpa ad altri, oltre che a chi ha commesso il reato, soprattutto quando si parla di casi simili, è un po' cercare di deresponsabilizzare il carnefice. Sì, sei stato tu ad uccidere, ma l'ambiente in cui sei cresciuto è questo, ma i tuoi genitori sono questi, ma è troppo semplice per te arrivare alle armi, ma. Sono tutti ma che si prendono carico di parti delle colpe del reale assassino e quindi deresponsabilizzano, secondo me, l'assassino stesso. C'è un altro fatto di cronaca che secondo me può essere messo in mezzo in questo argomento perché mostra due bambini ancora più piccoli rispetto a Kevin. È un fatto di cronaca reale questo. Cercate su Wikipedia James Bulger, se non ricordo male, omicidio di James Bulger. Vi lascio il link anzi qui giù in descrizione. Questo fatto di cronaca reale, avvenuto se non erro nel 1993, ha come protagonisti un bambino di 2 anni che viene ucciso in maniera estremamente violenta da due bambini di 10 perché si stavano annoiando e quindi hanno deciso di rapire un bambino e fargli varie cose. Che ora non sto qui a citare perché mi crea un po' di disagio parlare di questo argomento. In ogni caso, questi due bambini sono stati visti da tantissima gente, si pensa più di una trentina di adulti, mentre stavano trascinando questo bambino, tra l'altro già ferito in fronte, per la città, sino a portarlo alla fine nella ferrovia dove lo hanno finito, dove lo hanno ucciso. Tutti questi adulti si sono posti più o meno domande nei confronti di questo fatto, ma nessuno ha preso in mano la situazione, bloccandoli, portandoli a una stazione di polizia, cercando i genitori di questo bambino di 2 anni. Nessuno in finale ha fatto niente. Così come Frank, il padre di Kevin, ha sempre fatto passare in secondo piano tutte le monellerie, diciamo così, del figlio. Secondo me, questo punto può essere spiegato attraverso il pregiudizio della bontà innata dei bambini. È ancora un pregiudizio fortissimo, secondo me, nonostante sia stato più e più volte sbugiardato. Questo perché i bambini non sono né buoni né cattivi a prescindere, non è solo questione di genetica, ma così come non è solo questione educativa. Se volete approfondire meglio questo punto,
Se ne parla in un libro che si intitola Il pregiudizio universale, non mi ricordo ora l'autore, ma vi lascio qui la copertina, che parla appunto di tutti quei pregiudizi ancora estremamente radicati nella nostra società e tra questi pregiudizi c'è appunto quello della bontà innata dei bambini. Secondo me, togliere i bambini da questo piedistallo di bontà intrinseca potrebbe essere utile per riuscire a capirli un po' meglio, per cercare di renderli quegli esseri viventi complessi che sono, con le loro problematiche, con i loro umori, con il loro carattere. Vedere un bambino sempre solo come essere perfetto e buono non fa del bene alla società, ma soprattutto non fa del bene a loro. So che questo è un argomento estremamente complesso, per il quale possono esserci tantissimi punti di vista differenti, quindi se vi va lasciatemi la vostra opinione al riguardo nei commenti, perché mi farebbe tanto piacere poterne discutere, poterne dialogare insieme a voi. Eva mette in luce anche tutti i problemi che lei ha avuto dopo l'atto del figlio, proprio per il fatto che la colpa ricade anche su chi circonda il giovane, visto che comunque è un minorenne. Anche lei si è trovata ad avere a che fare con la giustizia, prima di tutto con un processo civile nel quale è stata accusata di cattiva genitorialità, e anche quando le accuse nei suoi confronti sono cadute, lei comunque è sempre rimasta la donna alla quale dare tutte le colpe. Così come, tra l'altro, su di Kevin arrivano due tipologie di accuse. Alcuni che lo incolpano di tutto ciò che ha fatto e altri invece che lo scusano, gli chiedono scusa da parte della società che lo ha portato co a comportarsi in quella determinata maniera. Credo che questo sia uno tra gli elementi che fanno capire quanto questa realtà possa essere complessa. Kevin sorpassa quella linea razionale che tutti noi abbiamo nel momento in cui ci viene da pensare, perché dubito che ci sia qualcuno che non abbia mai pensato almeno una volta di sbattere la testa al muro a una persona che ci ha fatto del male, che si è comportata in maniera ignobile, che in un modo o nell'altro ci ha creato del disagio, ci ha creato del malessere. Credo che ognuno di noi abbia avuto quei 5 minuti di ira funesta in cui ha maledetto con tutte le sue forze un insegnante, un compagno di classe, un automobilista, chiunque. Però è anche vero che la maggior parte di noi hanno una sorta di soglia di razionalità che gli fa riflettere e che permette di non compiere questo tipo di azioni, ma semplicemente lasciarle nella propria immaginazione come valvola di sfogo. In questo caso sembra che a Kevin non abbia funzionato questa soglia di razionalità e che abbia semplicemente deciso di mettere in pratica ciò che c'era all'interno della sua testa. Come può essere definito un fatto del genere? Malattia? Non lo so se è effettivamente. Non è sicuramente un raptus di follia, perché non è un raptus nel momento in cui tu organizzi tutto per arrivare esattamente a quel momento, in cui tu cerchi esattamente quel momento. Però allo stesso tempo non si può dire neanche che fosse una persona malata o squilibrata. Sicuramente problemi a livello psicologico ne aveva e tanti, ma non abbastanza gravi da permettere alle altre persone di accorgersi di questo problema. L'unica che si è accorta che qualcosa non andava è anche una voce che è stata non solo inascoltata, ma alla quale poi sono state date tutte le colpe del fatto che Kevin non è stato preso, diciamo così, in tempo, ed è appunto la madre. La madre che si è trovata a scontrarsi non solo con il figlio, ma anche con il marito, che ha visto crollare tutto ciò per la quale aveva lavorato per anni. Per stare dietro a questo figlio estremamente problematico, che non riusciva a essere seguito da nessuna babysitter, che cercava di fare qualunque cosa per essere irritante, per creare disagio nelle altre persone. Questo tipo di comportamento viene più volte definito dalla madre stessa un comportamento di una persona estremamente intelligente che ha già capito che la vita non serve a niente, un qualcosa del genere, ora non mi ricordo esattamente le parole che utilizza. È un fatto però che mi ha messo estremamente paura, perché mi sono resa conto di come sia labile la distinzione tra genio e follia, tanto è vero che
non viene mai definito folle sino a quando non compie un atto irreversibile come la strage scolastica. Per il padre principalmente, il suo figlio, per Frank principalmente, per il padre, Kevin è un genio, è una persona bravissima, buonissima, che non viene compresa, anzi, che viene bullizzata, che viene accusata da tutti di fatti che non compie assolutamente. Su Instagram ho definito quest'opera, mentre lo stavo ancora leggendo, sublime, e a conclusione credo che tuttora non ci sia un termine migliore per poterlo definire, perché non è un libro bello, non si può definire un libro che parla di un giovane, di un adolescente, che parla di un minorenne che ha compiuto una strage, che ha organizzato, non solo che l'ha compiuta, ma che ha proprio organizzato una strage a scuola, definendo la storia bella. Sublime invece mi pare che riesca a comprendere meglio tutto ciò che c'è all'interno di questo libro. Un romanzo che vi consiglio caldamente, ma che vi consiglio se state passando un periodo tranquillo e sereno, perché è una lettura veramente estremamente forte, problematica e complessa, con 200.000 punti di riflessione che ovviamente sono impossibili da trattare tutti quanti in questo video, quindi io mi sono concentrata su ciò che ho reputato più interessante. Se secondo voi però c'è anche qualche altra cosa da mettere in luce, fatemelo sapere nei commenti. È un romanzo estremamente disturbante, ma che merita assolutamente di essere letto. Per questo video comunque vi saluto e ci vediamo alla prossima, sperando che sia una tematica più allegra.